Dei 101 milioni stanziati dalla struttura commissariale per acquistare prestazioni sanitarie dai privati nel 2022, 52,5 sono per i pazienti non molisani che vengono a curarsi in Molise. Soldi che tra due anni entreranno nelle casse di Palazzo Vitale, pagati quindi dalle regioni di provenienza di quei pazienti. I privati costano 48 milioni, evidenzia dunque il presidente di Gemelli Stefano Petracca. Il resto è una partita di giro. AIOP Molise, con le cliniche associate, ha convocato la stampa per dire che la misura è colma. La situazione è grave, la situazione è seria. Va risolta ora, non si può procrastinare, quindi il messaggio è più questo, non è il chi me l'ha fatto fare, chi me lo fa fare è stare qui comunque a combattere, noi stiamo combattendo fino a una guerra quasi, insieme a tutte le strutture private, perché qui si tratta veramente di continuare ad andare avanti in maniera serena, seria. In tranquillità, non chiediamo altro. La risposta è principalmente agli attacchi di una parte politica. Non viene citato, ma il riferimento sembra proprio al Movimento 5 Stelle, che anche in recenti sedute del Consiglio regionale ha battuto sul tasto del blocco dell'extra budget per i pazienti non molisani. Un atto di autolesionismo, ribattono i privati, perché invece l'extra budget porta vantaggi anche economici al Molise. Quando arrivano le somme pagate da altre regioni, l'ente di Via Genova trattiene il 15%. Non siamo noi la causa del debito, è la risposta non solo di Gemelli e Neuromed. In sala c'è anche l'amministratore di Villa Maria, quanto piuttosto le strutture pubbliche, nessuna in equilibrio, e lo dice anche la Corte dei Conti. Il tetto invalicabile al budget è contenuto anche nel decreto 35 di fine ottobre del commissario, che fissa il limite di spesa per l'anno in corso. Quindi se voi firmaste il contratto in base al decreto 35 sul budget, voi come gli altri privati dovreste fermarvi in questo momento? Assolutamente sì, e dovremmo anche partire con un bel piano di esuberi. In generale, limitare l'attività di centri di eccellenza è sbagliato, ne va della qualità dell'assistenza. Sono un po' preoccupato per tutto questo problema a monte che riguarda i rapporti fra l'istituzione dove io lavoro e la regione Molise, che spero caldamente vengano superati, perché in realtà potenziare o dare un sviluppo a quelle cose che facciamo può andare a vantaggio di tutti, ed è una cosa per me poco concepibile, insomma, è come volersi far male intenzionalmente senza un motivo particolare. Ma per il Neuromed è a rischio molto di più. Il Ministero ci chiede di essere un punto di riferimento nazionale per le neuroscienze, le malattie neurologiche. Se noi non possiamo lavorare perché abbiamo una riduzione del budget, perché non possiamo vedere i pazienti che vengono da fuori regione, noi non siamo in grado di dare le risposte su queste cose specifiche di cui siamo responsabili e che il Ministero ci chiede, e quindi dobbiamo dire al Ministero: non possiamo più lavorare, non possiamo più essere un IRCCS. Neuromed è istituto di ricovero e cura a carattere scientifico grazie a Luigi Frati, in passato, tra le altre cose, rettore della Sapienza. Avrei potuto realizzarlo ovunque, sottolinea. Ho scelto il Molise, non facciano in modo che io me ne debba andare. Io credo che sia un dovere morale per chi come me ha svolto un ruolo importante negli Stati Uniti, in Europa, in Italia, dare una mano al Sud. E ringrazio il Molise perché me l'ha dato la possibilità di salvarmi l'anima, ecco, per capirsi. E Neuromed ho trovato le condizioni di mettere su gruppi di ricerca clinica di assoluto valore internazionale. Mi sembra sia stato chiarito bene che i pazienti, che poi sono il nostro obiettivo finale, per l'85% gravano sulle altre regioni, quindi probabilmente vi è un problema di migliori rapporti fra la regione Molise e i ministeri tutelanti cosiddetti. E a chi gli domanda, secondo la consueta eterna contrapposizione, in che condizioni è invece la sanità pubblica, Frati risponde così. La sanità pubblica sono due conti separati, la sanità pubblica venga riordinata in modo tale che sia efficiente ed efficace esattamente come le sono. Fra l'altro Neuromed non è sanità privata, semmai è una sanità pubblica non statale e non regionale, che sono due cose abbastanza diverse. Noi stiamo alle regole del Ministero della Salute di questo tipo, e se poi dopo la sanità italiana, non parlo di quella del Molise, i direttori generali sono nominati per via politica e non per competenza, i primari devono essere amici dell'assessore o amici di mia zia o di mia nonna o di mia zia, è un problema che va affrontato per quello che è.